Se avessi di fronte gli uomini della Terra e tu volessi dare un messaggio forte proprio per aiutarli a uscire fuori al di sopra, no, di quello che può essere un fondamentalismo, che siano delle convinzioni, se vuoi, limitanti anche all'interno di un credo religioso, no? Che cosa potresti dire? Tutti gli esseri umani sono uguali, tutti gli esseri umani hanno gli stessi desideri, gli stessi bisogni, tutti gli esseri umani crescono i loro cuccioli e i loro bambini, cercano di costruire dei nuclei familiari, hanno bisogno di affetto e di cure, sono in grado di offrire affetto e cure. In questo non c'è differenza in nessuna razza, in nessuna parte del pianeta, siamo tutti uguali e abbiamo tutti gli stessi bisogni, abbiamo tutti gli stessi desideri, abbiamo tutti i pari diritti di realizzare questi desideri. Allora, se si apprende questo in profondità, si capisce che la tua felicità non può esistere a discapito della felicità di qualcun altro. Quindi non possiamo prevaricare gli altri con i nostri ideali, i nostri valori, le nostre ideologie. Questo è molto importante. La cosa più importante in assoluto è che quando tutti gli esseri umani riusciranno a riconoscersi tra loro in quanto tali e come appartenenti a un'unica grande famiglia, che è la famiglia umana, non avremo più discorsi di razze, di religioni, di provenienze geografiche o socio-economiche. Quello è il grande cammino dell'umanità. Il progetto della specie umana è un progetto ancora non realizzato. Ci vorranno tantissimi anni, tantissime trasformazioni, ma sicuramente il punto d'arrivo sarà quello di eliminare i conflitti tra le persone e creare veramente un mondo prospero dove tutti possiamo avere ciò che desideriamo e dove soprattutto la pace e l'amore possano regnare all'infinito.